apro e chiudo parentesi per dirvi subito un paio di cose. La prima è che, salvo stravolgimenti di giornata, a meno che non dovesse uscire una notizia incredibile da commentare per forza, questo sarà l'ultimo video dalla macchina, almeno per qualche giorno. La seconda è che sotto il video del venerdì, titolato "Sì, la Ferrari lotta per vincere", molti di voi hanno detto "Ma sì, figurati, solito titolo azzardato, eccetera, eccetera", e invece sappiamo come è andata a finire. Detto questo, chi guarda i miei video, tutti i miei video, avrà sicuramente sentito almeno un paio di volte tra il venerdì e il sabato che Monaco e Monza sono due piste agli antipodi. Minimo carico per l'una, massimo carico per l'altra. Questo significa che le monoposto corrono in condizioni estreme e in queste circostanze ci si può aspettare sostanzialmente di tutto. Merito del pilota che ambo le volte Leclerc ha fatto la differenza rispetto al compagno di squadra, e merito di una SF24 che comincia a diventare maledettamente imprevedibile. In Olanda abbiamo assaggiato questo concetto alla sua massima espressione, col grande gap, con la grande differenza tra sabato e domenica, dove la macchina andava molto più forte, mentre a Monza penso che non sia stata tanto una vittoria di motore o aerodinamica, ma soprattutto di strategia. Che poi, attenzione, stiamo parlando sì di una vittoria, ma non di un dominio assoluto. Il gap rispetto alle McLaren è stato di 2,45 secondi. Su Norris poi, magari non in questo video, spenderemo fiumi di parole, ma soprattutto sull'assurda, assurda strategia McLaren e, a questo punto direi, De Andrea Stella, che decide il tutto, legata al free to race, ovvero gareggiate liberi. Ma anche no, Norris si sta giocando il mondiale, ma in che lingua lo si può spiegare questo concetto elementare? Ora invece ci concentriamo su come Ferrari abbia preparato la macchina sì per Monza, ma soprattutto per le prossime gare, e poi, attenzione, il termine, la parola chiave di questo video è organigramma. Ora, se vi va, se volete restare aggiornati, se volete continuare a seguire il filone di notizie di questa Formula 1, che secondo me si deciderà all'ultimo appuntamento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, perché è l'unico modo per essere aggiornati senza sbattimenti, senza perdere tempo, senza cercare i video a livello manuale. Vi compare la notifica e tappate in pochissimo tempo, in un secondo. E poi, soprattutto, se volete aiutarmi a far crescere questo segmentino degli iscritti fino a al 99.9999%, mi aiuterebbe tanto. Ed ora, come sempre, torniamo a noi. Innanzitutto, come ci ricorda Giuliano Duchessa, questa settimana per la Ferrari è fondamentale. Perché? Perché mette i tasselli a livello di comunicazione per il futuro. Come sapete, siamo orfani di Cardile già da diverso tempo, da diverse settimane, e in attesa di conoscere l'ufficialità di Loic Serra, che mi diventa direttore tecnico. A meno che non ci siano grandissimi stravolgimenti e a meno che Frédéric Vasseur non decida di tirare fuori il classico coniglio dal cilindro. Ma non credo. Mi aspetto una modifica dell'assetto standard, di livello ovviamente manageriale, quindi dell'organigramma, non esagerato. Questo vale anche per Adrian Newey, che evidentemente in Ferrari, nonostante tutto, nonostante quello che si disse a maggio, non ci arriverà. Ne riparleremo senz'altro. Ora come ora è fondamentale essere abbastanza lucidi, nonostante la vittoria di ieri, che ovviamente gasa, che ovviamente ci fa stare distaccati dalla realtà, essere abbastanza lucidi da capire che uno come Adrian Newey, comunque sia, resta fondamentale. Nonostante la vittoria, nonostante tutto, averlo in squadra sarebbe stato un grande vantaggio, perché lo togli anche alla concorrenza. Quindi, uno di cui non si può fare a meno, chiedere a Red Bull per conferma. Red Bull che ieri ha corso con la macchina numero 1 con gravi problemi alla Power Unit. Questo grafico di Federico Albano lo dimostra e, nonostante tutto, la differenza tra i due piloti è stata nuovamente imbarazzante. A conferma di questo c'è il solito Toto Wolff che sì, ha scelto Andrea Kimi Antonelli, ma sotto sotto è ancora palesemente innamorato di Verstappen. Diciamo che si è dovuto accontentare, tra virgolette, accontentare di Kimi Antonelli, sperando comunque che Kimi, e potrebbe anche farcela, faccia un esordio poi in stile Hamilton 2007, dove subito si gioca il mondiale, ma ovvio avrà bisogno della macchina. E poi speriamo, speriamo che si ripeta un 2007, perché vorrebbe dire che la Ferrari tornerebbe a vincere. Ovvio, dichiarazioni simili sono molto, 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 molto all'infinito pesanti. Max si aspetta che Hamilton Kings stravolgano completamente la macchina e che lo facciano prima che sia troppo tardi. Perché di questo passo, e appunto lo abbiamo visto in Olanda, il rischio per Red Bull e in particolare per Max non è soltanto quello di finire dietro la McLaren o entrambe le McLaren, ma anche di
perdere il titolo costruttori contro la Ferrari, perché con questo distacco dopo Monza la Ferrari il costruttori se lo può ancora giocare. Ferrari che a Monza ha portato sì adattamenti alla pista come un'ala anteriore e posteriore a bassissimo carico mai usate o testate in precedenza, ma soprattutto un fondo completamente rivisto sia a livello di convogliatori di flusso, proseguendo poi fino al diffusore. Dopo l'aggiornamento di Barcellona, quindi passando per tutte le varie vicissitudini dell'Ungheria e del Belgio, devo dire che a Maranello hanno messo in piedi un'ottima infrastruttura tecnica, la SF24, quasi improvvisamente, anche se vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio del video, quindi che Monaco e Monza sono piste particolari, ma ora la SF24, magari aiutata dal nuovo fondo, un passettino in avanti per me lo ha fatto, specie se guardiamo Red Bull. E poi lo sappiamo, il grado di competitività è completamente correlato a quelle che sono le condizioni ambientali. Io non so quanto abbia inciso, perché sicuramente ha inciso, ma ieri la gara è stato l'unico momento durante tutto il weekend dove il sole è stato coperto dalle nuvole, quindi temperature più basse, soprattutto temperatura del tracciato molto inferiore rispetto ai due giorni precedenti, quindi i riferimenti della domenica erano diversi, molto diversi da quelli delle prove libere 1, 2, 3 e chiaro delle qualifiche. Ribadisco poi che si è trattato sì di una vittoria, ma non di un dominio. Chiudo il video, a differenza di quello che avevo pensato, con alcune riflessioni su Lewis Hamilton che mi hanno letteralmente fatto rabbrividire. Capisco che in Formula 1 la sincerità sia merce rara, così come capisco che dopo le qualifiche del sabato Lewis fosse particolarmente deluso e arrabbiato. Parole sue. Però non mi aspettavo che Lewis in persona, dopo le qualifiche del sabato, dichiarasse del tutto apertamente che sì, ultimamente sta avendo problemi in qualifica, sta sottoperformando e che, attenzione, probabilmente Kimi Antonelli l'anno prossimo farà meglio di lui, farà quello che lui non sta riuscendo a compiere. E questo per me, detto dal pilota più vincente di sempre, è surreale. Sei il pilota più vincente di sempre, sei alla soglia dei 40 anni, per me non c'era motivo di abbassare la testa così. Quando ho visto il video e in particolare la traduzione, del tutto corretta, io non ci volevo credere. Hamilton è sesto nel mondiale, si sta giocando il quarto posto con Piastri e con Sainz, e comunque è piuttosto avanti a Russell, quindi il suo lo sta facendo. A volte non è al top, vero, però sappiamo, conoscendolo, che Lewis Hamilton tende a dare il 100% quando sente odore di vittoria, e secondo me vedere una macchina rossa, la SF24, che vince a Monza, psicologicamente lo aiuterà. Ve lo dico da subito, o meglio, ve lo ribadisco, non aspettiamoci rapporti idilliaci tra piloti, tra Leclerc ed Hamilton, perché nel momento in cui la torta da dividersi sarà fatta di podi e soprattutto di vittorie, ci ricorderemo tutti che da un lato abbiamo il pilota che ha vinto di più e che secondo me ha ancora fame, e dall'altro un talento naturale, uno Charles Leclerc, che ha vinto 6-7 gare ma che non ha ancora il campionato del mondo. Sono discorsi che riprenderemo più avanti, però se volessi fare il passo un po' più lungo della gamba, io una domanda già ora me la porrei, ovvero la Ferrari ora, in questo momento, mentre vi parlo, sta progettando la monoposto 2025, seguendo le indicazioni di quale dei due piloti? Ecco, la domanda è chiara e la risposta, se c'è, non è semplicissima.